Ragazzi, se c'è una cosa che ho capito è che la stragrande maggioranza di voi ancora non ha compreso la potenza distruttiva della condivisione. Prima di condividere un post, una foto, un video, accertati che sia una fonte affidabile e soprattutto non sia una fake news. Rischi di creare casini e soprattutto di far propagare la notizia all'infinito. Funziona esattamente come il virus. Lo share e funziona esattamente come un virus. Io sono convinto che tu, come me, la mattina, quando apri Facebook, su 10 notizie, 9 parlano del coronavirus, mascherine, Cina, gente incazzata. Ecco di che cosa si parla in questi giorni. E non c'è nulla di male, perché è giusto che le persone esprimano la propria opinione. È giusto che ti fai sentire, è giusto che dici la tua. Perché no? Giusto. Non capisco però quelle persone, forse tipo te, che passano 3 o 4 ore al giorno leggendo tutti i commenti delle varie testate giornalistiche o dei blog preferiti, e stanno lì a cercare di capire quello che cosa ha detto, seguono tutta la litigata tra perfetti sconosciuti e magari stai lì e stai quasi per dire la tua. Ma che cazzo serve? Tu preferisci passare 3 o 4 ore, ma anche 8 ore al giorno facendo queste cose, piuttosto che fare qualcosa di costruttivo, qualcosa che potrebbe aiutare i tuoi amici, la tua famiglia, la comunità, i tuoi followers. Forse sto dicendo una stronzata, non lo so, sei libero di pensare quello che vuoi, ma questo è quello che penso. Ma perché non riscopri delle vecchie passioni che hai abbandonato per via del lavoro? Adesso sei a casa, hai tanto tempo a disposizione, torna a cucinare, torna a scrivere, torna a dipingere, fai quello che facevi prima. Se proprio prima non facevi un cazzo, fai un corso online, impara una nuova attività, magari in futuro ti può tornare utile. È pieno di corsi online gratuiti in questi giorni. E soprattutto inizia a condividere le stesse cose che condividevi prima. Se condividi i gattini, i micetti, i cagnolini, i video divertenti, non c'è nessun problema, anzi io penso che i tuoi amici apprezzeranno quello che fai. Sicuramente qualcuno, dopo una carrellata di notizie drammatiche, si farà due risate. E se c'è una cosa che in questi giorni mi sta facendo ridere in modo particolare e sto trovando molto, molto simpatica, è il Toilet Paper Challenge. Ovvero palleggiare con la carta igienica, è fighissimo. A me non piace il calcio, onestamente, ma trovo che questo challenge sia veramente interessante, soprattutto coinvolge tante persone, personaggi famosi, calciatori, gente comune come me e come te. È divertente, ci dà quella botta di allegria di cui abbiamo bisogno. Ecco perché è importante condividere contenuti diversi da quelli che attualmente girano su Facebook. Concludendo, voglio consigliarti di non usare i social 24 ore su 24, lasciali perdere. Se proprio vuoi condividere quella notizia, hai capito di quale notizia sto parlando, accertati che non sia una fake news. Fai un double check se la fonte è una fonte attendibile. Se hai il minimo dubbio che la notizia che stai per condividere è una notizia che puzza, io sai che ti consiglio? Lascia perdere, non condividere nulla. Faresti meglio a fare così.